Berlino, 6 ottobre 2014. I campioni in carica NBA dei San Antonio Spurs sono in Germania per i Global Games, rara possibilità per i tifosi non americani di vederli dal vivo. Tra i supporters accorsi sugli spalti immediatamente a ridosso della cappotta d'ingresso in campo ce ne sono due peculiari: un signore sulla cinquantina, carnagione scura, moro e dai baffi vissuti, e il suo figlioletto, che avrà avuto appena 5 o 6 anni. Presa posizione, i due estraggono da uno zaino una canottiera a dir poco consumata. Visibilmente antica, di color nero e con scritte cucite in giallo, arancio e rosso, su di essa campeggia un nome: Bayense del Norte. Nonostante manchino solo 10 minuti alla palla 2 dell'evento di apertura della stagione, appena notata la reliquia sventolata dai due a mo' di vessillo per attirare la sua attenzione, il numero 20 degli Spurs abbandona senza pensarci sui riscaldamento e si fa strada tra security prima e tifosi poi per intrattenersi con i suoi conterranei. Benvenuti nel mondo di Emmanuel David Ginobili, detto Manu, campione sul parquet e fuori, nato a Bahia Blanca, Buenos Aires, ormai 38 primavere fa. Il primo filmato di dominio pubblico di Manu sul parquet risale al 1991, quando, 14enne e con indosso la versione gialla di quella stessa canotta di stoffa, danzava tra i suoi coetanei mettendo a segno un sinuoso terzo tempo dei suoi ed una bomba, entrambi con la sua mortifera mano sinistra. Seppur col senno di poi sia impossibile non rivedervi i lampi di estro e classe precursori delle meraviglie con cui ha continuato a strabiliarci fino ad oggi nella sua stellare carriera, realisticamente quest'ultima non era affatto da darsi per scontata. Se c'è un filo conduttore nel feedback che ogni allenatore ed addetto ai lavori che lo abbia conosciuto da vicino ha dato a proposito di Emmanuel, però, è il seguente: la precoce presa di coscienza dei sacrifici da dover compiere per riuscire a raggiungere i suoi ambiziosi traguardi e l'impressionante consapevolezza della necessità di dover sempre, tappa dopo tappa, alzare l'asticella. Non è infatti un caso che, pur essendo il terzo figlio maschio di Jorge e Raquel, arrivato dopo Sebastian e Leandro, Manu sia stato il primo a scegliere, nonostante la giovane età, di allontanarsi sensibilmente dalla propria famiglia pur di iniziare la sua avventura da professionista. A 1348 km da Bahia Blanca, nella stagione 95-96, esordisce nelle file dell'Andino Sport Club, nella città di La Rioja. L'anno seguente la trade con l'Estudiantes lo riporta a casa, ma, considerate la precoce affermazione e la conseguente gran mole di attenzioni ricevute, la permanenza non durerà a lungo. Nel 1998, infatti, arriva il primo vero grande salto. Per portare il proprio gioco al livello successivo, compiendo il viaggio opposto rispetto a quello intrapreso dai propri antenati numerosi anni addietro, Ginobili lascia l'Argentina e sbarca in Italia, nelle file della Viola Reggio Calabria. In casacca arancione, alla corte di coach Gebbia, Manu disputa due stagioni, lasciando un ricordo indelebile come giocatore e come uomo. La promozione in A1 al primo tentativo, la chiamata al draft NBA con la scelta numero 57, l'esordio nella massima serie con 23 punti e in attesa vittoria contro la Kinder e il sogno conclusosi solo in gara 5 di quarti di finale contro quella stessa Bologna di Ettore Messina, che di lì a poco avrebbe conosciuto molto più da vicino. Davvero numerose sono per lui le soddisfazioni nel biennio di Reggio. Ciononostante, come detto, il numero 10 dei Nero Arancio si distingue per la sua affabilità e genuinità. Sempre una parola e un sorriso per tutti, senza mai montarsi la testa. Approcciabile dalla mano, talmente tanto da stringere un rapporto di amicizia particolare con lo storico custode societario. Tanta la confidenza tra i due che, quando quest'ultimo lo chiama a casa per comunicare la cancellazione di una seduta di allenamento prevista di lì a poco, e ad alzare la cornetta dall'altro lato trova la storica compagna di una vita Marianela, meglio nota come Mani, si prende la libertà di chiederle: «Con chi parlo?» E nel vedersi rispondere la fidanzata di Manu, senza esitare soggiunge: «Ah, e quale delle tante?» Scherzo questo che gli sarebbe costato qualche giorno di silenzio da parte del neo beniamino della Viola, seccato dal dover immotivatamente tranquillizzare la futura moglie e madre dei suoi Dante e Nicola, gemelli, e Luca. Nomi italiani, a testimonianza del fatto che il campione, adottato allora dalla tifoseria calabrese inaugurando quella sarebbe stata poi una solida tradizione di cestisti argentini nelle file di Reggio, ha sempre considerato l'Italia come la sua seconda casa.
Secondo un copione cui ormai vi siete abituati, per il giovane Ginobili è tempo di una nuova sfida, da giocarsi come di consueto a livello superiore. Se in Italia è ormai sulla bocca di tutti, non l'ha ancora in Europa e, sempre secondo i piani, la sua prossima squadra dovrà essere quella della consacrazione nel bel paese e dell'affermazione nel vecchio continente. A giudicare dagli insistenti incroci, esordio da protagonista con vittoria ed agguerrita serie di playoffs conclusasi solo nelle sue battute finali, entrambe proprio contro la Virtus, il suo destino sembra indissolubilmente legato alle V-nere. Il suo approdo su quella sponda di Basket City, però, è tutt'altro che scontato. Le due società felsinee, entrambe a caccia del rinforzo che ne legittimi le ambizioni da campionessa europea, puntano forte su Andrea Meneghin, figlio d'arte e fresco campione italiano, lo scudetto della Stella di Varese, nonché continentale, l'oro azzurro agli europei di Parigi-Bercy del 99. La Virtus sembra avere il figlio di Dino in pugno, ma, col più classico dei colpi di scena, la Fortitudo glielo soffia a fil di sirena. Vedendone sfumare l'ingaggio, i bianconeri si ritrovano a dover optare per la propria seconda scelta e ripiegano su Emmanuel, giovane speranza con l'arduo compito di non far rimpiangere il mancato arrivo di un campione già più che affermato. Accettando di buon grado il responso di questo confronto indiretto ed a distanza che lo aveva visto sul gradino più basso di questo podio di mercato a sole due piazze, Manu la risposta la dà come sempre sul parquet. Mettendo a servizio della Kinder la sua esplosività ed imprevedibilità, la conduce ad un eclatante grande slam. In bacheca arrivano infatti Scudetto, Coppa Italia ed Eurolega, quest'ultima farcita col titolo di MVP. A farne le spese tutte le aspiranti pretendenti ad uno qualsiasi dei titoli in questione, ma soprattutto quella F che si era accaparrata il Menego e che ne esce sonoramente sconfitta sia nella finale italiana che nella semifinale europea. Fondamentale per la carriera di Ginobili è questa esperienza alla corte di Ettore Messina, che ritroverà a distanza di numerosi anni poi come assistant coach di Greg Popovich a partire dalla stagione 2014-2015. Con lui sono diventato un giocatore vero. Prima era un giocatore bello da vedere, che metteva a referto molti punti, ma finiva lì. Con coach Messina ho imparato i valori del gioco, l'importanza dei compagni, della difesa, del vincere, dirà. Avvenuta la definitiva consacrazione in Europa, è già partito il conto alla rovescia per il prossimo salto. La sua permanenza italiana, infatti, non va oltre un'ulteriore stagione. Ad attenderlo ci sono i San Antonio Spurs. In valigia tanta esperienza, l'affetto di due tifoserie che lo hanno eletto nell'Olimpo dei più grandi e 4 trofei di squadra. Prima del suo sbarco definitivo nella Lega Stelle Strisce, sul serio, a 3 anni di distanza da quella chiamata al draft che in Italia aveva sorpreso in tanti, ospitando i mondiali FIBA del 2002 in quel di Indianapolis, gli Stati Uniti hanno la possibilità di avere un assaggio del ciclone Manu. Da quel momento in poi, infatti, l'NBA non sarà più la stessa. Sono ancora i tempi in cui USA Basketball è abituata a poter dominare senza dover portare al roster l'artiglieria pesante. I tempi in cui, pur essendo stati selezionati tempo addietro dalle rispettive franchigie, i vari Yao Ming e Ginobili stesso non sono mai stati visti ancora in azione dal vivo. Il 4 di settembre, l'ancora ignara selezione USA di Paul Pierce, Reggie Miller, Jermaine O'Neal, Ben Wallace, Sean Marion e Baron Davis, tra gli altri, affronta la banda albiceleste. Il risultato è molto più severo di quanto non dica l'87-80 finale, che interrompe bruscamente la striscia di 58 vittorie consecutive per gli Stati Uniti con giocatori NBA a referto, e l'essenza di quell'incontro è ben catturata dalla concisa ma emblematica dichiarazione di El Narigón, ovvero il Nasone, uno dei tanti soprannomi affibbiati a Manu nel corso della sua carriera. La nostra chimica di squadra non ha uguali, sappiamo a menadito quando tagliare, quando bloccare. Evidentemente per team USA non è così. Miglior marcatore di squadra nonostante i soli 15 punti, Ginobili è il principale artefice di una sconfitta che avrà ripercussioni sugli equilibri cestistici intercontinentali, dando il via a una vera e propria nuova era. L'Albiceleste, gruppo affiatato se ce n'è uno, si arrenderà poi alla Jugoslavia nella controversa finale, portando a casa l'argento. Gran risultato, certo, ma non la vittoria ultima. Di occasioni per mettersi al collo un oro, Manu ne avrà altre a breve.
americani e slavi si ritengano avvisati. Memori dei fatti di Indy, all'appuntamento ellenico coi cinque cerchi olimpici nel 2004, i primi si presentano con un firmamento ben più denso di stelle. Tra campioni affermati come Tim Duncan e Allen Iverson, giovani fenomeni del futuro come Wade e gli allora ventenni Carmelo Anthony e LeBron James. L'Argentina invece fa leva sul suo nucleo storico e può contare su un Ginobili che ha nel frattempo dimostrato la legittimità della propria appartenenza al mondo NBA. Il fatto che non costituisca più una sorpresa, però, non vuol dire che gli avversari sappiano come fermarlo, anzi. Sequenza emblematica che racchiude la sua straordinaria Olimpiade è quella degli ultimi secondi della sfida nella fase iniziale contro Serbia e Montenegro, quanto di più simile a quella Jugoslavia che l'aveva privato della soddisfazione massima sul podio 2 anni prima. Bodiroga sbaglia la seconda conclusione dalla linea della carità, l'albiceleste cattura il rimbalzo sul meno 3. Nella metà campo opposta si va da mano. Il numero 5 penetra a sinistra, danzando tra quattro difensori avversari, e segna nonostante subisca fallo, riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi argentini che iniziano a crederci. Il tiro libero aggiuntivo, scoccato, suggella l'aggancio sull'81 pari a 16 secondi dalla fine. Possesso Serbia, l'Argentina difende, si infalta, ma quando Tomasevic è in procinto di appoggiare da sotto per impedire i due facili, Fabrizio Berto, altra pedina fondamentale di questa squadra delle meraviglie, che in futuro avrebbe poi raggiunto l'amico Emanuele nelle file degli speroni nero-argento, cala la mannaia e, compiendo il proprio quinto fallo, manda il lungo avversario in lunetta. La partita è agli sgoccioli, la pressione è tanta, il primo libero è corto, il secondo va a bersaglio. Mancano 3.8 secondi e non ci sono timeouts. A voi il compito di osservare il finale, guidati dal più degno audio originale. Torres argentino, il lanciamento è per Tomasevic. Ripetiò il 1-2, vamos rápido l'offensiva. Arranca Montecchia, il passe per Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante. ¡Doble, doble! Tremendo il doble. Argentina le ganó al campeón del mundo. Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginobili. Ayúdenme a festejarlo. No, impresionante, realmente apasionante, un cierre de película con un Ginobili que ha jugado me un cuarto de me quiere tirar encima yo también. Pero sí. A ver, mirá. Ahí está. Sí, claramente, mira. Dentro de tiempo. Claramente, cristal y doble y Manu que se queda. Ahí está. Tremendo la importancia de los jugadores franquicia. No, tremendo. Lo que decimos siempre de la importancia de estos jugadores. Tornando a Team USA, l'esito della semifinale è lo stesso di 2 anni prima, 89-81, con 29 punti di Ginobili che condurrà poi i suoi allo storico oro nella finale proprio contro quell'Italia che è divenuta la sua seconda casa, lì che ha fatto da trampolino di lancio per la sua carriera più unica che rara. Come in tutte le storie degne di essere raccontate, la strada non è mai solo in discesa. Nonostante il boom mondiale abbia gettato tutte le premesse per un ingresso dalla porta principale in pompa magna, il salto nell'NBA si rivela tutt'altro che agevole. La stanchezza di una manifestazione internazionale sulle spalle e sulle caviglie si fa sentire e la realtà da fronteggiare è completamente diversa. L'impatto è meno morbido del previsto. Molte delle cose che finora avevano sempre funzionato non vanno più così spesso a buon fine. Greg Popovich, coach con trascorsi in postazioni militari, ha fondato la propria carriera sulla costruzione di una macchina in cui ogni ingranaggio faccia la sua parte per massimizzare il potenziale di squadra. In quel sistema, almeno inizialmente, sembra non esserci troppo spazio per l'estro e l'imprevedibilità di Manu. Ancora oggi l'allenatore racconta le sue reazioni all'esagerazione dell'argentino di Bahia Blanca, un passaggio fuori da ogni schema, un tiro forzato e senza troppo criterio. Per una futura e pacifica collaborazione, faccia a faccia e chiarezza di intenti, impegno da parte di Manuel a limitare il numero di volte in cui qualcosa di simile accada, effort anche da parte di Greg nell'evitare il micromanaging e nel lasciare spazio a queste giocate valvola di sfogo del numero 20, da inquadrare come piccolo prezzo da pagare a fronte dei tanti altri vantaggi ottenuti sul parquet.
Con un cambio di marcia e di responsabilità individuale per il nostro nei playoffs rispetto alla regular season, in cui era partito in quintetto solo 5 volte, Mano si mette al dito il primo anello con gli Spurs, che spazzano via in finale i New Jersey Nets di Jason Kidd e Kenyon Martin. In estate, per gli speroni, è il momento come sempre di pianificare. Voci insistenti vedrebbero il Narigon in partenza per New York in una trade per portare Sprewell, nonostante la presenza di Carlesimo nello staff dei texani, in nero argento. La dirigenza pone il veto, evitando di commettere un errore del quale si sarebbero pentiti poi per gli anni a venire. L'anno seguente, nonostante questo attestato di fiducia, è di nuovo il momento dei bassi. Eliminazione per mano dei rivali per il predominio della decade NBA, i Lakers, e qualche frizione in spogliatoio. Mano, però, come ormai sapete, non ha compiuto tutti questi sacrifici per arrendersi alle prime ostilità. Il perché è opportuno ascoltarlo direttamente dalle sue parole, in un video girato all'epoca dal diretto interessato, che però, un po' per le fattezze amatoriali e un po' per la lingua, non ottiene mai l'attenzione che merita, e recita più o meno così. Hola, soy Manu Ginobili, solamente quería dejarles un breve mensaje. Ustedes verán que juego en la NBA, que gano mucha plata, salgo unos diarios en revistas, en televisión, y pensarán que qué bueno ser así, que te toque. Y la verdad que no es tan así, tan que te toque. Si bien hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y deja de lado muchas cosas, cuando lo ven en mí, en Luis Escola, en Chapu Nocioni, no es algo que alguien nos regaló, se dio y nada más. Nos tuvimos que romper el culo realmente. Desde los 14, 15 años que yo me metí en un gimnasio, me puse a entrenar, lo mismo con Luis, lo mismo con Chapu, y realmente relegamos muchísimo. Qué sé yo, el hecho, por dar un caso concreto, de no ir a viejo fin de curso, porque tenía que entrenar, tenía que jugar, o salir los fines de semana con mis amigos, que la pasaban bárbaro, y el otro día contaban lo que habían hecho y todas las cosas que les había pasado, y yo me la tenía que bancar, porque yo el otro día entrenaba, jugaba, y yo tenía un objetivo bien, bien en mente, que era jugar al básquet y ser el mejor jugador que yo podía llegar a ser. Y creo que son algunas de las razones por las que se me dio todo, ¿no? Después, seguro, hay que tener un poco de suerte, el destino, en lo que quieran creer. Pero eso no solo va relativo al básquet o al deporte. Si ustedes quieren ser dentistas, si quieren ser profesores, si quieren ser lo que sea, es para todo igual. Hay que esforzarse, romperse el culo, ser respetuoso tanto de tus... los que te enseñan, como tus compañeros, como tus pares. Así que creo que esas son cosas que hoy por hoy se están perdiendo un poco, y es una lástima, porque son las que te hacen llegar muy arriba. Así que no se bajoneen si no están jugando tan bien el básquet, si ven que esto no va a ser lo suyo. El hecho de jugar, de compartir un equipo y esas cosas te hace mejor persona, te hace convivir, compartir cosas que de otra manera no lo harías. Y creo que es una gran enseñanza para todos. Así que si es con el básquet bárbaro, si es con el estudio, igual de bien y en lo que sea. Pónganle pasión, respeto y mátense por un objetivo. Creo que es la forma de llegar. Dopo un'annata non memorabile, con un nuovo look, capelli lunghi e svolazzanti nelle sue scorribande al ferro, e col cipiglio di sempre, si riparte. La stagione 2005 è probabilmente la sua migliore in assoluto. Prima storica convocazione allo Star Game, uno dei due gettoni alla parata delle stelle nel corso della sua carriera, nonché titolo di MVP morale delle finali NBA vinte in gara 7 contro i Detroit Pistons, campione in carica. Con buona parte degli addetti ai lavori convinta del fatto che meritasse il premio e che quegli stessi Stati Uniti che 3 anni prima erano rimasti attoniti nel vederlo spadroneggiare in casa propria, sempre la famosa Indy 2002, non fossero ancora pronti ad insignire un giocatore internazionale di una tale onorificenza. Dopo il passaggio a vuoto, come ormai da copione, nell'anno pari, tantissimi infortuni per il nostro e niente da ricordare a livello di squadra, con l'eliminazione per mano dei Mavericks di Dallas nei playoffs, nel 2007 un'ulteriore svolta. Al sublimare quel reciproco sforzo di mutuo adattamento messo in piedi con Coach Popovich, la trasformazione in sesto uomo di Russo. Mano diventa l'arma in più, pronto a spaccare la partita subentrando dal Pino e dando la scintilla, come se gli servisse una, agli speroni. La cavalcata stagionale si conclude con il terzo anello per l'argentino e con un eclatante sweep 4-0 ai Cavaliers del giovane LeBron James. L'anno consecutivo questo nuovo ruolo nelle gerarchie dinamiche di squadra viene premiato con il Sixth Man of the Year Award.
Non solo sinuose gite al ferro con la sua mano sinistra e triple, proprio come in quel filmato del 91 mostrato in apertura. Negli ormai numerosi anni di militanza NBA, rimpiazzata la folta chioma con una cosiddetta chierica, unico segno della sua umanità, sono tanti i momenti in cui Ginobili ha segnato la Lega con episodi curiosi, particolari o memorabili. L'aver abbattuto a mani nude un pipistrello reo di aver invaso il campo da gioco, l'aver combinato un fallo tecnico, con tanto di gesto delle mani a formare la fatidica T, ad un arbitro reo di avergli passato la palla per un libero senza che lui se ne accorgesse, e l'aver continuato uno scivolamento difensivo come se nulla fosse, nonostante la sua scarpa fosse esplosa, sono solo alcuni degli esempi a riguardo. Di recente è avvenuto il rinnovo per far sì che possiamo godere ancora delle sue mirabolanti imprese, ma forse pochi di voi sanno del dramma avvenuto in occasione di quello precedente. La riuscita dell'agognato rinnovo del 2013, infatti, viene momentaneamente minata da un attacco di uccelli. Ebbene sì, avete capito bene. Leggenda narra che lo stagista mandato dagli Spurs a Buenos Aires per far apporre a Manu la firma sull'accordo, nel bere da una fontanella lasci incautamente il suo zaino contenente il contratto incustodito e lo veda scomparire, contratto, telefono e passaporto inclusi, a causa del raid di un volatile, vedendosi costretto a chiamare la casa madre per far sì che facciano pervenire un'ulteriore copia. Insomma, uno show a 360 gradi. Nell'ultima post-season, il nostro è divenuto terzo assoluto per canestri da tre realizzati ai playoffs nella storia della NBA, sopra ad un certo Kobe Bryant e dietro solo a Reggie Miller e Ray Allen. E, come detto, sentiremo parlare di lui ancora a lungo. Data la sua intelligenza cestistica, non è da escludersi che, come fatto con la giocata vincente disegnata nel timeout finale e nella relativa vittoria at the buzzer contro i Clippers in un'esibizione di prestagione a Città del Messico nel 2010, Manu voglia un giorno fare di lavagnetta e panchina il proprio mestiere. Per noi sarebbe tanto di guadagnato, un motivo in più per non vederlo mai abbandonare i campi di basket. Dovendo riassumere le due serie di finali NBA consecutive, rispettivamente persa e vinta, giocate dai San Antonio Spurs nelle stagioni 2013 e 2014 con un'unica frase, la scelta ricadrebbe su Live by Ginobili, Die by Ginobili. Nonostante il minutaggio centellinato, infatti, all'età di 36 e 37 anni è stato ancora Manu, troppo spesso sottovalutato quando si parla di fattori nella dinastia nero-argento, a spostare l'ago della bilancia, nel bene e nel male. Se c'è una cosa emersa dopo aver percorso insieme la straordinaria storia di questo campione, è il ruolo cruciale da egli rivestito in qualsiasi squadra abbia militato. Lo sanno bene gli speroni, che hanno fatto di tutto per convincerlo ad apporre la firma su un ulteriore, nonché ultimo, contratto della sua carriera a stelle strisce. Emmanuel, unico giocatore nella storia della pallacanestro ad aver vinto un anello NBA, un titolo di Eurolega e una medaglia d'oro olimpica, stavolta ci ha dovuto pensare un po', tenendoci sulle spine. Alla fine però, dichiarandolo in prima persona dalle colonne della testata argentina La Nación, ha optato per il sì. Noi non possiamo che esserne grati e goderci quelle giocate più uniche che rare, le stesse intraviste per la prima volta in quel filmato del 91, ancora per un po'. Gli Spurs hanno bisogno di lui, noi abbiamo bisogno di lui, ma soprattutto, come da una vita a questa parte, lui ha bisogno del gioco. El fuego no se apagó.